Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video del canale. Quest'oggi si torna con le profile e la profile di oggi è del mazzo Arpia, un deck che ha ricevuto qualche ristampa interessante nella Legendary Duelist da poco uscita. In particolar modo sono state ristampate due delle carte più costose dell'intero deck, cioè la Profumiera Arpia e l'Incanalatrice Arpia. Prima di passare alla profile e alla spiegazione delle carte vi invito ad iscrivervi al canale. Prima carta del reparto mostri, Lady Arpia. Ho deciso di mettere la Lady Arpia gialla perché va in combinazione con la carta da inaspettato che ci permette, se non controlliamo nessun mostro, di evocare specialmente un mostro normale di livello 4 inferiore dal deck. E lei è un mostro normale, in alternativa si potrebbe mettere Lady Arpia 1 oppure la Cyber Lady Arpia, però dato che il deck ha bisogno di scendere sul terreno più mostri possibili per fare le varie giocate con l'extra deck, io preferisco questa combinazione di carte. Poi 3 per di Arpista Arpia, sia Arpista Arpia che Profumiera che Incanalatrice e anche Oracolo, quando sono sul terreno o nel cimitero il loro nome diventa Lady Arpia. Possiamo utilizzare gli effetti di queste carte solamente una volta per turno. Arpista Arpia ha due effetti: il primo dice che quando viene evocata normalmente possiamo scegliere come bersaglio un mostro bestia alata che controlliamo e un mostro dell'avversario e rimbalzarli entrambi in mano. Il secondo effetto dice che durante l'end phase in cui è stata mandata al cimitero possiamo aggiungere un mostro di tipo bestia alata di livello 4 con attacco 1500 inferiore da deck a mano, quindi possiamo aggiungere una qualsiasi delle altre Arpia. 3 per di Profumiera, lei quando viene evocata normale o specialmente ci permette di aggiungere dal deck alla mano una carta magia a trappola che indica nel testo le sorelle Arpia. Inoltre, se controlliamo un mostro Arpia di livello 5 o superiore possiamo aggiungere un'altra carta, sempre che contiene nel testo sorelle Arpia, da deck alla mano, però con nome diverso da quella aggiunta precedentemente. 3 per di Incanalatrice Arpia, lei è molto buona come carta perché possiamo scartare una carta Arpia ed evocare specialmente un mostro Arpia, eccetto un'altra copia di Incanalatrice, dal deck scoperto in posizione di difesa. Molte volte si va ad evocare il draghetto delle Arpie e inoltre quando controlliamo un mostro di tipo drago il suo livello diventa 7, quindi c'è la sinergia con il draghetto delle Arpie. Praticamente lo possiamo evocare per effetto dell'Incanalatrice ed entrambi diventano dei livelli 7 che poi possiamo utilizzare per andare a fare i nostri Xyz livelli 7. Io ho messo il drago metallico fiamma occhi rossi che serve per pushare danni. Ogni volta che l'avversario attiva l'effetto di una carta si prende 500 danni. Inoltre, quando è sul terreno e ha materiali Xyz non può essere distrutto dagli effetti delle carte. Oppure numero 11, che è Grande Occhio, che si fa anche lui con due mostri di livello 7, che ci permette una volta per turno di staccare un materiale dalla carta per poi scegliere come bersaglio un mostro dell'avversario e prenderne il controllo. Continuando però con il main deck, Oracolo Arpia, lei anche ha due effetti che se ne può utilizzare tutti e due una volta per turno. Io la gioco in monocopia. Allora, il primo dice che se controlliamo un mostro Arpia di livello 5 o superiore la possiamo evocare specialmente dalla mano. Il secondo dice che se questa carta viene evocata normalmente o specialmente possiamo aggiungere dal cimitero alla mano una magia o trappola che indica specificatamente le sorelle Arpia nel testo durante però l'end phase del turno. Poi il draghetto delle Arpie, l'ho spiegato prima la sua funzione. Monocopia della Danzatrice Arpia, possiamo scegliere come bersaglio un mostro vento che controlliamo e farlo ritornare in mano per poi evocare normalmente un mostro vento. L'effetto è utilizzabile solo una volta per turno, anche lei mentre è sul terreno o nel cimitero il suo nome diventa Lady Arpia. Poi monocopia della statua barriera dei venti tempestosi,
giochiamo solo mostri vento, ad eccezione dell'entrap che è Ash. Inoltre giochiamo anche Simorgh, così nel caso la possiamo evocare con l'effetto di Simorgh per fare la lock. Lei dice che nessun mostro può essere evocato tramite evocazione speciale, eccetto i mostri vento. Ultimo mostro, il 3x di Ash, che è l'entrap più generica. Passando alle magie, monocopia di Spolverino dell'Arpia, non credo abbia bisogno di grandi spiegazioni, distruggiamo tutte le carte magie e trappola sul terreno dell'avversario. Monocopia di Riposo di Piume dell'Arpia, lei ho deciso di metterla in monocopia perché possiamo scegliere tre Lady Arpia o Sorelle Arpia nel cimitero, rimischiarle nel deck e poi pescare una carta. Se mentre attiviamo questo effetto controlliamo un'arpia di livello 5 o superiore, possiamo pescare due carte. Per il resto del turno però non possiamo evocare specialmente eccetto i mostri di tipo vento ed è attivabile solo una volta per turno. Monocopia di Riccastro, 3x di Egotista Elegante, carta correlata ad Egotista è il segno isterico. Egotista ci permette, se controlliamo una Lady Arpia, di evocare specialmente una Lady Arpia o Sorella Arpia dal deck o dalla mano. Invece il segno isterico ci permette di aggiungere un Egotista Elegante dal deck al cimitero o cimitero alla mano. Durante l'end phase in cui viene mandato al cimitero, ci permette di aggiungere fino a 3 carte Arpia con nomi diversi dal deck alla mano. L'effetto attivabile solo una volta per turno, giocato in 3x anche lui. Nel mezzo c'era la carta Lascia o raddoppia, giochiamo tutti i mostri di livello 4, ho deciso di inserire Lascia o raddoppia perché possiamo fare l'OTK con Utopia. Magari dopo vi faccio vedere come funziona l'OTK con Utopia. Comunque si evoca doppia Utopia. Doppia Utopia ci permette di dare alla mano Lascia o raddoppia ed evocare poi Utopia. Si attacca con Utopia, si annulla l'attacco per effetto dello stesso Utopia, si attiva Lascia o raddoppia e Utopia poi quando attaccherà, durante il calcolo di danni, il suo attacco verrà considerato praticamente 10.000 perché viene raddoppiato una prima volta con Utopia doppia, quindi diventa un 5.000 e poi raddoppiato nuovamente con Lascia o raddoppia. Monocopia di Specchio Divisore Seducente, quando una Lady Arpia o Sorella Arpia che controlliamo viene distrutta in battaglia, possiamo evocare specialmente dal deck un mostro Arpia con nome originale diverso dal mostro distrutto. Inoltre, se questa carta che noi controlliamo viene distrutta dall'effetto di una carta Arpia o dall'effetto di una carta dell'avversario, possiamo scegliere come bersaglio un mostro Arpia nel cimitero ed evocarlo specialmente. Gli effetti sono utilizzabili solo una volta per turno. Ogni tanto capiterà di spaccarla con la terreno delle arpie. La terreno di caccia delle arpie dice che tutti i mostri bestia alata guadagnano 200 attacco e difesa, ma ogni volta che evochiamo una Lady Arpia o Sorella Arpia, sia normalmente che specialmente, il giocatore che ha effettuato quella evocazione deve scegliere come bersaglio una carta magia o trappola sul terreno e distruggerla. Quindi questo effetto si attiva sempre ogni qualvolta evochiamo una Lady Arpia. Poi, passando alle trappole, 3x di Tempesta di Piume dell'Arpia è utilissima questa carta perché quando controlliamo un mostro di tipo vento, bestia alata, possiamo annullare qualsiasi effetto dei mostri attivati dall'avversario. Funziona anche con le entrap che attiva l'avversario. Se controlliamo un mostro bestia alata, attiviamo questa, magari l'avversario tira una Ash, noi attiviamo questa e gli annulliamo anche l'effetto ovviamente della Ash, qualsiasi mostro praticamente. Inoltre, cosa molto importante, se controlliamo un mostro Arpia possiamo attivarla direttamente dalla mano. Se viene distrutta mentre è nella nostra zona magie e trappole e viene mandata al cimitero, possiamo aggiungere uno spolverino delle arpie dal deck o cimitero alla mano. Quindi, oltre ad annullare gli effetti dei mostri dell'avversario, se abbiamo spolverino nel cimitero lo possiamo, e lei sul terreno, quando viene distrutta per effetto di una carta,
possiamo recuperare lo spolverino. Due per di festa isterica è un mega reborn per le arpie, perché attivandolo, scartando una carta, possiamo evocare specialmente dal cimitero tante copie di Lady Arpia quante possibile. Quindi se abbiamo 5 Lady Arpia, praticamente possiamo evocare 5 Lady Arpia dal cimitero, cioè ci riempie praticamente il campo. È utilissima come carta. Contate che anche, come già detto prima, incanalatrice, arpista e profumiera, anche oracolo vengono considerate, e danzatrice vengono considerate come Lady Arpia mentre sono sul terreno e nel cimitero. Quindi possiamo rebornare praticamente un'infinità di mostri. Passando però all'extra deck, doppia copia di Cybercolpo Lady Arpia. Allora, se avete notato, tutte le carte Arpia non ce n'è neanche una tuner, però per evocarla non serve un mostro tuner, perché possiamo considerare un mostro Arpia che controlliamo come tuner per evocarla. Il nome della carta diventa Lady Arpia mentre nel terreno o nel cimitero. Inoltre, quando una carta magia o trappola viene attivata, o un effetto di una carta magia e trappola viene attivata, possiamo scegliere come bersaglio o un mostro controllato dall'avversario o un mostro Lady Arpia che controlliamo e rimbalzarlo in mano. L'effetto attivabile solo una volta per turno. Poi arsenale divino a Zeus, gioco un'infinità di mostri Xyz, quindi non potevo non metterlo. Come già detto prima, doppia utopia e utopia per la combo TK. Poi drago tornato, che una volta per turno ci permette, durante il turno di qualsiasi giocatore, di staccare un materiale Xyz dalla carta e scegliere come bersaglio una magia o trappola sul terreno e distruggerla. Doppia copia di drago fantasma domestico delle arpie, a lui è un mostro di tipo drago, quindi triggerà l'effetto dell'incanalatrice arpia. Se controlliamo lui e evochiamo lei, lei diventa un mostro di livello 7. Allora, lui si fa con 3 mostri vento di livello 4, gli effetti della carta del drago fantasma sono attivi solamente mentre ha mostri materiali Xyz attaccati. Questa carta può attaccare direttamente l'avversario, ma cosa molto importante è che l'avversario non può scegliere nessun mostro arpia come bersaglio degli effetti o degli attacchi. Però durante l'enfase di ogni turno, durante l'enfase, dobbiamo staccare un materiale Xyz dalla carta. Monocopia di Chidori, lui si fa con 2 mostri di livello 4. Quando lo evochiamo Xyz, possiamo scegliere come bersaglio una carta posizionata controllata dall'avversario e farla ritornare in fondo al suo deck. Una volta per turno possiamo staccare un materiale Xyz dalla carta, scegliere come bersaglio una carta scoperta controllata dal doppio e far ritornare quel bersaglio in cima al deck. Monocopia di Bestia Ghiaccio, 2 mostri bestia alata di livello 4 servono per farla. Una volta per turno possiamo staccare un materiale Xyz dalla carta, annullare gli effetti di tutte le carte scoperte controllate attualmente dall'oppo, e se lo facciamo la carta guadagna 300 attacco per ogni carta scoperta attualmente sul terreno, eccetto se stesso. Ultima monocopia per quanto riguarda i mostri Xyz è Daigusto Emerald, 2 mostri di livello 4, la carta è fortissima, ha 2 effetti, ne possiamo attivare solo uno. Possiamo scegliere come bersaglio 3 mostri nel cimitero e mischiare tutti quei 3 mostri nel deck e poi pescare una carta. Secondo effetto, possiamo scegliere un mostro senza effetto nel cimitero ed evocarlo specialmente sul terreno. Come ultime 2 carte, 2 mostri Link, cioè Simorgh, volatile della sovranità, e la direttrice Arpia. Simorgh deve essere fatto con 2 mostri, di cui almeno uno bestia alata. Non ci sono problemi ovviamente a farlo, l'effetto dice che protegge se stesso e i mostri bestia alata puntati da lui dagli effetti delle carte dell'avversario. Inoltre possiamo evocare specialmente dalla mano o deck un mostro bestia alata con livello pari o inferiore al numero totale di zone magie e trappole inutilizzate sul terreno, questo però durante l'end phase.
Ultimo mostro, la direttrice Arpia. Lei si fa con due mostri di tipo vento. Il nome della carta viene considerato Lady Arpia mentre nel terreno o nel cimitero. Ha due effetti che possono essere attivati una volta per turno. Il primo dice che se uno o più mostri Arpia che controlliamo stanno per essere distrutti in battaglia o dall'effetto di una carta, possiamo invece distruggere una magia o trappola che controlliamo. Il secondo dice che se un mostro Arpia scoperto che controlliamo ritorna in mano, possiamo scegliere come bersaglio un mostro evocato specialmente dal loppo e rimbalzare anche quel mostro. Ed eccolo qui il replay. Adesso vi faccio vedere praticamente la combo OTK. Giocavo contro l'IA di Dogmatica, ma tanto la combo è sempre quella, non cambia niente. L'IA di Dogmatica qua fa Maximus, quindi io ora sarò costretto a scartare due mostri dall'extra deck, poi piazzerà due carte. Io a questo punto faccio da inaspettato, evoco una Lady Arpia, poi faccio Egotista Elegante, ne evoco un'altra, poi voglio utilizzare l'effetto di Artista Arpia per rimbalzare Meciabba, ovviamente non me lo fa fare, quindi a questo punto faccio doppia utopia, attiva l'effetto che mi permette, scartando un materiale, di prendere la carta, lascio raddoppia, e di evocare successivamente numero 39 utopia, utilizzando doppia utopia e il materiale attaccato come mostri materiale per utopia. A questo punto l'attacco di utopia diventa 5000. Attacco Ecclesia, attivo l'effetto di utopia, quindi annullo il mio attacco. A questo punto posso attivare lascio raddoppia, riattacco Ecclesia, utopia diventa un 10000 e praticamente faccio 8500 danni all'avversario. Questo era un game contro l'IA, però era giusto per farvi vedere questa combo. Direi comunque che per questa profile e questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare like, ad iscrivervi al canale e noi ci vediamo ad un prossimo video.